Vediamo alcune osservazioni sull'esercizio appena svolto. La prima è quello che accade quando l'angolo alfa supera i 45 gradi. Come detto prima, la forza peso parallela è più lunga della forza peso perpendicolare. L'oggetto scivola più facilmente e, come è ovvio, quando uno aumenta l'inclinazione del piano, tutti sappiamo che un oggetto che prima magari era trattenuto dall'attrito, se aumentiamo l'inclinazione del piano, inizia a scivolare. I motivi sono due. Il primo è che aumenta la forza peso parallela, aumentando l'inclinazione del piano. L'altro motivo è che si riduce la forza peso, perpendicolare. La riduzione di questa forza qui, che è la forza normale, fa ridurre anche l'attrito, perché l'attrito è proporzionale alla forza normale. Quindi l'oggetto è schiacciato di meno contro il piano, si riduce la forza normale, si riduce anche la forza d'attrito statica massima. Quindi i due motivi per cui l'oggetto scivola meglio è che l'attrito è di meno e invece la forza che lo tira giù, la forza peso parallela, diventa di più, perché aumenta con l'inclinazione del piano. Un'altra osservazione è questa: spesso gli studenti eseguono il disegno molto piccolo e si lavora molto male con il disegno piccolo. Bisogna invece disegnare la forza peso verticale molto lunga. In questo modo la scomposizione nelle due componenti risulta molto più precisa e molto più efficace per risolvere l'esercizio. Quindi non disegni piccoli, ma una forza peso molto lunga. Un errore tipico degli studenti è quello di disegnare prima le componenti e poi la forza peso. Invece no, bisogna prima disegnare la forza peso e poi, a partire dalla freccia del peso, costruire le due componenti, costruendo questo rettangolo. Se invece uno disegna prima le componenti, e naturalmente le disegna a caso, cioè la lunghezza è così, fatta un po' a caso, per esempio disegniamo le componenti in questo modo, vediamo che la loro somma ci dà una forza peso inclinata, che è assurdo perché la forza peso deve andare giù verticale. Quindi se uno prima disegna le componenti, come spesso fanno gli studenti, poi vengono le assurdità, tipo una forza peso obliqua. Un altro errore tipico degli studenti è disegnare la forza vincolare rivolta verticalmente verso l'alto, perché gli studenti spesso pensano che la forza vincolare serve, cioè il piano reagisce alla forza peso, quindi è la reazione del piano alla forza peso. Invece no, la forza vincolare non è la reazione del piano alla forza peso, è la reazione del piano alla forza normale, perché il piano non reagisce a tutta la forza peso, reagisce solo a quella componente della forza peso che cerca di sfondarlo, cioè alla componente perpendicolare. Il piano infatti non reagisce alla forza peso parallela, perché la forza peso parallela non cerca di sfondare il piano, cerca solo di far scivolare giù l'oggetto. Quindi il piano reagisce solo a questa componente e quindi la forza vincolare è sempre inclinata. Guai quindi a commettere questo errore di disegnare la forza vincolare verticale.